sono molti modi per visitare una città e da sempre il mondo si divide tra chi insiste sul proprio ruolo avventuroso o intimo di viaggiatore e chi, senza troppo dichiararsi turista, semplicemente e meno pretenziosamente va. All'andare del viaggiatore sono associati termini lusinghieri quali curiosità, sensibilità, cultura e, da quando siamo prigionieri del fast, lentezza. Quasi sempre il viaggiatore è percepito come solitario, al massimo in coppia o impresa più difficile ma non impossibile, in perlustrazione attenta con gli amici o con la famiglia. Il turista invece generalmente è relegato nel ritmo veloce e nella chiassosità di un gruppo. I ruoli ultimamente non sembrano più così rigidi e con l'espandersi della curiosità culturale e della filosofia slow del ben vivere sempre più coincidono. In ogni caso, che si sia viaggiatori o turisti, Orvieto non mancherà di offrire squarci di bellezza, suggestioni, emozioni da riporre nello scrigno dei ricordi. Sede internazionale dell'Associazione Città Slow, Orvieto dispiega ovunque il suo ritmo disteso. La sua inequivocabile cifra è la lentezza, tanto che per entrare nel suo spirito più vero bisognerebbe avvicinarla senza fretta. Avvicinare la sua rupe, ad esempio, l'antico masso tufaceo su cui il cuore della città si arrocca. Cuore nel senso di centro, ma anche nella conformazione della mappa, che a forma di cuore, con le sue torri, le sue mura, le sue linee curve, si disegnava. Se non avessimo fretta, il modo più esatto per conquistarla non sarebbe dall'autostrada, ma dai tornanti della Cassia, da quel paesaggio di viti e di ulivi, di colline morbide e diffuse su cui la rupe si staglia, offrendo il meglio di sé in lontananza. Il tuffo caldo e nudo su cui svettano il Duomo, la Torre del Moro, il convento di San Giovanni, il crinale delle antiche mura, San Giovenale a picco sulla punta più stretta del masso. E una volta in città, senza fretta, la nostra permanenza non solo potrà assorbire il superbo splendore delle evidenze principali, ma i doni rari di una visita calma e minuziosa, di un andare che può trasformarsi in vivere. Così, oltre alla magnifica cattedrale, palinsesto di ben 3 secoli, oltre a rintracciare tra i merletti della pietra le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento e le tracce meravigliose che dalla cappella di Luca Signorelli alle moderne porte di Emilio Greco tutte le epoche vi hanno lasciato, andremo a scoprire lungo l'intero percorso del Museo e dell'Opera del Duomo tesori più riposti, ma non meno notevoli. Tra tutti, nei Palazzi Papali, la Maestà e il mirabile Polittico di Simone Martini, e nella chiesa di Sant'Agostino il toccante gruppo scultoreo dell'Annunciazione di Francesco Mochi, sublime tra le altre grandi statue di epoca manierista che fino all'Ottocento adornavano l'interno del Duomo. Se dopo aver visitato i musei archeologici dei Palazzi Papali e di Palazzo Faina indugiassimo un poco a vivere Piazza del Duomo, e magari ci capitasse, con un panino di territorio o un superbo gelato in bocca, di sentir battere l'ora del grande automa della Torre di Maurizio, di certo della città cominceremmo a gustare, oltre all'immediato piacere visivo, i suoni, i sapori e gli odori, così da cominciare a toccarne l'anima più riposta, che è lì, disponibile, pronta a svelarsi ad ogni viaggiatore dell'attenzione e dell'interezza. Lungo l'asse di Via del Duomo, superando il crocevia della Torre del Moro, dove è d'obbligo salire per spaziare su uno dei panorami più suggestivi della città e della vallata, si arriva dalla rappresentazione urbana del potere religioso a quella del potere civico, dalla cattedrale alla popolare piazza. Cuore del mercato cittadino, colorata e profumata dalla fresca produzione delle campagne circostanti, Piazza del Popolo è sovrastata dal possente palazzo trecentesco che ospitava il capitano del popolo, oggi trasformato in un moderno spazio per congressi.
lungo Corso Cavour, che ripercorre l'antico decumano, a nord-est, all'altezza di Piazza Caen, si incontrano i resti etruschi del Tempio del Belvedere, l'imponente rocca dell'Albornoz e l'affascinante Pozzo di San Patrizio. Sul lato occidentale, Piazza della Repubblica, forse l'antico foro, cuore degli affari e della vita civica, incastonata dalla chiesa di Sant'Andrea, dal Palazzo Comunale e da Palazzo Ottaviani, oggi sede centrale della Cassa di Risparmio di Orvieto. Saranno tuttavia le deviazioni a premiare il viaggiatore che vorrà concedersi i piaceri dell'attenzione e della lentezza, i tanti particolari da scoprire consapevolmente o a caso. Botteghe artigiane che sanno interpretare in modo personale e moderno gli antichi mestieri: ceramica, terracotta, cuoio, legno, oro. La paziente lavorazione del tipico merletto di Orvieto, che tramanda una rara tradizione d'eccellenza. Enoteche, angoli di degustazione, forni, caffè, cioccolaterie, prelibatezze gastronomiche che invitano ai piaceri della gola. E ancora case modeste, ingentilite dalla vita che pulsa e dalla cura dei particolari. Giardini interni di fiori, acque e verdure, palazzi signorili dai cortili non proibiti. E ovunque piccoli chiostri e pozzi, frontoni e iscrizioni, cornici e bugnati, bifore, trifore, cuspidi e lunette. A decretare di palazzo in palazzo, da portone a portone, di finestra in finestra, il sommesso trionfo del tufo e della pietra. E ancora, chiese severe e preziose lungo la raggiera delle vie medievali e delle piccole piazze. Dall'antichissima San Giovenale al magnifico interno di San Lorenzo di Arari, dall'insolito barocco della Chiesa del Gesù all'austera imponenza di San Domenico, con il magniloquente monumento al cardinale Debré di Arnolfo di Cambio. Dal raffinato candido portale d'ingresso del complesso di Sant'Agostino, oggi spazio museale, al silenzioso ex convento di San Giovanni, sede dell'Enoteca regionale dell'Umbria e del Palazzo del Gusto. Perché proprio in questo consiste la formula magica di Orvieto, città d'arte, della cultura e del buon vivere, nell'aver rigenerato i luoghi antichi con la possibilità della soddisfazione dei piaceri più attuali e moderni. E se infine il turista viaggiatore volesse trarre da Orvieto tutto il possibile succo, non dovrebbe rinunciare a viverla sia nel silenzio, sia in un'atmosfera più animata, in occasione delle molte iniziative che punteggiano l'intero arco dell'anno. La magnifica festa del Corpus Domini, con la solenne processione religiosa e il tradizionale corteo storico. La stagione teatrale nello stupendo Teatro Mancinelli. E i frequenti eventi musicali che culminano a fine anno, tra enogastronomia e il miglior jazz internazionale, con l'animato periodo di Umbria Jazz Winter.